La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?». Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Spesso la presunzione umana è pari alla ignoranza umana, alla povertà umana, perché qui la parabola dice chiaramente che è Dio che dà le capacità all'uomo, gliele dà nell'ordine naturale e gliele dà nell'ordine soprannaturale. La prima vocazione di ognuno di noi è già nel venire all'esistenza, perché non è che noi siamo in grado di decidere: voglio nascere, voglio vivere, voglio esistere. È già questo un dono di Dio, esistere, vivere e santificarsi. Infatti il Signore conosce benissimo tutte le nostre necessità naturali e sappiamo dal Vangelo quante volte Gesù ha guarito i malati e perfino ha risuscitato i morti. Dunque Dio è Dio anche del corpo e conosce del corpo tutte le condizioni, le necessità, i bisogni. Dice Gesù nel Vangelo: «Non cade un capello dalla vostra testa senza che Dio lo sappia». Se conosce e conta uno per uno i nostri capelli, molto più tutte le altre necessità. E allora
dobbiamo ringraziare il Signore perché ci ha dato il dono della fede, cioè la conoscenza piena del nostro rapporto con Dio. Chi è Lui? È il nostro Creatore, Signore e Padre, Gesù ce lo fa chiamare Padre, e provvidenza, perché Lui ha tutto quello che serve a noi, e per vivere nel tempo e per vivere nell'eternità. Allora, se questa certezza ci accompagna, la prima conseguenza è che noi non conosciamo il turbamento del pagano, dell'idolatra. E il turbamento si può riferire sia a un timore personale, temiamo di incorrere in una malattia, no? Temiamo certe situazioni ambientali, di famiglia, sociali, economiche, e sia sul piano universale. Il turbamento sul piano universale cosa può significare? Un crack economico-sociale, quella che stiamo vivendo, una persecuzione, un terremoto e altre calamità che possono colpire l'umanità. Allora abbiamo questo rapporto consapevole con Dio, che Egli, dopo averci dato la vita, ci dà la sua provvidenza. E comincia così una differenza enorme fra chi segue il Vangelo, prega il Signore, prega la Madonna, prega i santi di Dio, si affida alla protezione del proprio angelo custode, ogni tanto rimette in ordine la propria coscienza. Ecco, questi sono i molti benefici che Dio ci dà. Allora, quelli che sono stati chiamati non devono diventare giudici dell'operato di Dio. Non possiamo noi giudicare Dio, ma dobbiamo temere il suo giudizio, perché è preciso, Dio è, come dire, ben consapevole che se abbiamo fatto qualcosa per amore suo, ce lo ricompenserà. Questi chiamati nelle varie ore della giornata simboleggiano le varie età della vita, ma anche le varie epoche della storia. Molte volte ho sentito dire da persone molto preparate che Dio manda i santi secondo i tempi. È vero, ai tempi nostri occorreva un San Pio, 50 anni con le piaghe di Cristo, sotto gli occhi di tutto il mondo. Oggi i mezzi di comunicazione camminano, non è che non sappiamo dove sta Roma e che cosa succede a Parigi. Allora, la notizia di questo dono del Signore all'umanità è un campanello di allarme, è un richiamo alla vita evangelica, alla vita spirituale. San Francesco a suo tempo si è fatto povero per amore di Gesù, ha rinunciato a tutto quello che aveva, quindi si potrebbe dire è scomparso dalla società. Invece proprio lui rientra e con tale influsso sulla società che uno storico dell'epoca diceva: tutto il mondo cristiano è diventato francescano, non ha lasciato nulla intentato, a piedi a Compostela, a piedi in Terra Santa, penitenze, 7 quaresime l'anno. Il suo esempio, la sua forza interiore trascinava le folle. A volte partiva con i suoi 2 o 3 frati o un solo frate, e quando arrivava era una folla di 10-15 mila persone.
è la santità di Dio che si riflette nella persona che piace al Signore perché ama, obbedisce, soffre per amore di Dio, aiuta fino all'impossibile, direi, il prossimo. Leggete la vita di qualunque santo, a un certo punto trovate tante di quelle grazie che arrivano per le loro preghiere e i loro meriti, che voi vi meravigliate. San Leopoldo Mandic, cappuccino, amico di Padre Pio, faceva tante grazie che il primo biografo metteva appena qualche piccola notizia e poi giù grazie, miracoli operati da San Leopoldo. Un giorno lo chiamarono che c'era un malato grave, doveva correre, allora gli presentarono un biroccio, lì sale, vai, quello corre, e correndo in bocca un vicolo che era sì e no un metro e mezzo largo, e quello invece era molto più largo, in bocca dice, adesso qua un flagello, sì. Moriranno tutti e due, Padre Leopoldo e quello che guidava. E invece no, la carrozza si stringe e passa tranquillamente. Una sera, questo ve l'ho raccontato più volte perché colpisce, aveva terminato di fare le sue 12 ore di confessionale, esce per prendere una boccata d'aria, sempre pregando. Un gruppo di giovinastri vedono questo fraticello così piccolo, mingherlino, e lo incominciano a prendere in giro, a burlare, e lui tranquillo continua la sua piccola passeggiata. Si era allontanato poche centinaia di metri, incomincia a sentire urlare quei ragazzi, giovinastri, i ragazzacci che stavano là, e si accorse che non si potevano muovere più. Ognuno che voleva muoversi era attaccato con i due piedi alla terra come se fossero diventate due stecche di legno. Allora, spaventati di questo, urlano. E qualche persona che ha capito tutto, padre, vedi che il Signore li ha puniti quelli, benedicili. Oh sì, li benedico. Benedice quelli, scappano via tranquilli. Il Signore ci dà i segni della sua presenza, della sua potenza, l'avete ascoltato prima, la potenza di Dio. Quindi lasciamo a Dio il posto che ha, diamo a Dio i meriti che ha, poi arriviamo anche noi, piccoli come siamo, un po' di bene lo possiamo fare e facciamolo. Avete ascoltato la parabola qui del libro dei giudici, no? Gli alberi si riuniscono, chi nominiamo come re degli alberi? Chi prendiamo? Possiamo prendere l'ulivo, il figo, la vite che fa la bella uva, cioè facciamolo re e abbiamo i vantaggi che quest'albero produce, dei frutti che produce. Alla fine nessuno di quelli saggi, alberi belli fruttuosi, rispose di sì. Si rivolse al rovo e quello rispose sì, va bene, però adesso dovete obbedire, se no guai a voi, rimanete bruciati, perché il rovo facilmente si incendia quando si secca. Pensate voi, chi ha accettato di essere re degli altri alberi, delle altre piante? Proprio quello che è spinoso e non serve a niente, si direbbe, no? E così accade anche nella società. Se vogliono arbitrariamente costituirsi in una organizzazione di solo potere umano, finiscono sempre male. Anche per questo occorre preghiera e benedizione di Dio. Turbamento, vi dicevo prima, ecco, potrebbe venire per una cattiva organizzazione sociale e legiferazioni umane. Abbiamo l'umiltà di riconoscere che Dio è il nostro Signore e preghiamolo con la fiducia dei santi, perché Dio non è avaro né di benedizioni e né di grazie. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.